Nella splendida baia di Stony Point, in Sudafrica, vivono i pinguini africani. Sono animali piccoli, di circa 70 cm di altezza, e sono a rischio di estinzione. A minacciarli, la diminuzione degli stock ittici, la degradazione delle coste e l'antropizzazione degli ambienti naturali. Per poterli salvare, ogni giorno, in Sudafrica, un ricercatore si sveglia all'alba e va a registrare il loro canto. Non proprio melodioso. Siamo Livio, Anna e Francesca e ci occupiamo di bioacustica. Il nostro gruppo di ricerca studia le vocalizzazioni emesse dai pinguini africani per monitorare le colonie presenti in Sudafrica. Registriamo e analizziamo i loro suoni per comprendere meglio lo stato di conservazione di questa fragile specie. Questo è un esempio di vocalizzazione di pinguino africano. Non per niente sono conosciuti come pinguini asino. Grazie ai loro canti siamo in grado di stimare il numero di pinguini presenti in un'area per comprendere se le popolazioni stanno aumentando o diminuendo. Invece, analizzando i piccoli, possiamo valutare la riproduzione dei pinguini in natura. È un lavoro serio. Non sempre. Grazie al nostro lavoro di ricerca, ad oggi abbiamo risposto a molte domande cruciali. Ma per poter approfondire ulteriormente come le popolazioni di Stony Point evolveranno nel tempo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Grazie al tuo contributo potremo comprare una videocamera con visione notturna. Ai pinguini piace moltissimo cantare nelle ore buie. 10 registratori acustici passivi. Per poter registrare i suoni dei pinguini africani tutti i giorni e tutte le notti. E 5 GPS. Fondamentali per poter tracciare i luoghi della colonia dove registreremo con i nostri dispositivi. Aiutaci a tutelare e a salvaguardare questi splendidi animali, insieme ai ranger locali che ogni giorno sorvegliano la colonia. Se raggiungeremo il budget richiesto, l'Università di Torino raddoppierà il finanziamento. Unisciti a noi in questa importante missione. Dona ora su ideaginger.it.